Ciao a tutti e bentornati nella seconda puntata di Curiosità dell'Oro. Quando pensiamo all'oro spesso pensiamo a gioielli, lingotti, l'oro che troviamo dentro i fiumi. Ma oggi voglio portarvi più in profondità, fino al cuore della terra, lì dove si è concentrata la maggior parte d'oro, per scoprire dove l'oro è concentrato davvero e quali forze lo trasportano verso la superficie della terra. La maggior parte dell'oro che esiste sulla Terra si trova molto più in profondità di quanto possiamo immaginare. Quando il nostro pianeta era ancora giovane e fuso, l'oro presente si è mosso verso il centro della Terra, il nucleo, grazie alla sua altissima densità. Infatti, possiamo immaginare il nucleo come un'enorme riserva d'oro, dove è intrappolato in una quantità che non possiamo raggiungere. Ciò che troviamo in superficie è solo una minima parte dell'oro terrestre, arrivata fino a noi grazie a fenomeni straordinari, come eruzioni vulcaniche e movimenti tettonici. Questi eventi hanno portato parte dell'oro dal profondo della Terra verso la crosta terrestre, rendendolo accessibile nei giacimenti che oggi conosciamo. Se ti piace questa serie di video e se ti è piaciuta anche la prima puntata di Curiosità dell'Oro, ti invito adesso a iscriverti e attivare la campanella per non perdere tutte le puntate di questa serie e tutti i video di Ticino Gold Diggers, dove si cerca oro e si spiega come farlo. Quindi come si concentra l'oro nella crosta terrestre? I movimenti tettonici, come i terremoti e le fratture delle rocce, creano delle vie che permettono a loro di risalire. L'oro si accumula spesso vicino a rocce di quarzo, dove si concentra in grandi quantità e può formare dei veri e propri filoni. È qui nelle faglie e nelle zone di frattura che l'oro tende a depositarsi e a formare quei giacimenti che ancora oggi vengono sfruttati per estrarlo. In alcune aree i vulcani hanno giocato un ruolo chiave, portando in superficie enormi quantità di minerali e di metalli, compreso l'oro, che con il successivo raffreddamento si è depositato all'interno di queste rocce vulcaniche. Ma una volta che l'oro si trova sulla crosta, la sua storia non finisce qui. Nei millenni, forze come la pioggia, il vento e i ghiacciai hanno iniziato a modellare il paesaggio, contribuendo a trasportare l'oro dalle montagne o dalle zone più alte verso il basso. Quindi di cosa stiamo parlando? Dell'oro che, partendo dal centro della Terra, viene spostato verso la crosta terrestre con i movimenti tettonici, quindi risale verso l'alto per poi essere riportato verso il basso dai fenomeni atmosferici. Durante le ere glaciali, i ghiacciai si sono comportati come giganteschi mostri trasportatori di materiali, erodendo le montagne. Erodendo le montagne e trascinando con sé particelle d'oro per tutto il loro percorso. Quando i ghiacciai si scioglievano, lo fanno ancora oggi, ma tempo fa erano molto più vasti e più potenti, lasciavano queste particelle nel terreno, spargendole in nuove aree dove poi col tempo si sono accumulate e concentrate. Questo processo è la ragione per la quale troviamo l'oro in alcuni fiumi. Dopo essere stato eroso dalle rocce grazie ai ghiacciai e trasportato dalle correnti, si concentra in punti specifici dove i cercatori possono andare a trovarlo. A proposito, se vuoi imparare a cercare oro, clicca qui sopra e segui la nostra playlist Avventure e Prospezioni e il Salottino dell'Oro, dove spieghiamo tutte le tecniche per andare a trovarlo. Il metallo giallo non è solo una risorsa che utilizziamo come merce di scambio, per qualche investimento o per creare dei gioielli, ma anche applicazioni fondamentali che migliorano la nostra vita. Una delle sue qualità più apprezzate è la capacità di condurre la corrente elettrica senza corrodersi, quindi mantenendo costante la sua capacità di condurre.
sia la corrente che il calore, ed è per questo che è molto utilizzato in elettronica. Pensiamo ai nostri smartphone, ai computer, ai satelliti e a tantissimi altri dispositivi elettronici. Molte delle loro componenti contengono piccolissime quantità di oro. Ma non è solo la tecnologia a beneficiarne. La medicina, ad esempio. L'oro è utilizzato oggi in alcuni trattamenti specifici per la cura del cancro. Non solo, anche per problemi di artrite. E addirittura si stanno studiando dei sistemi neuronali grazie alle sue capacità di condurre le scariche elettriche. Ma adesso che abbiamo capito da dove arriva l'oro, grazie alla prima puntata e all'inizio di questa seconda, passiamo a una domanda che si sono posti in molti e abbiamo deciso di includerla all'interno di questo video proprio perché è a tema. Perché gli agglomerati d'oro sembrano dei coralli? Se vediamo da vicino un agglomerato d'oro, vediamo che ha tantissime ramificazioni ed effettivamente è simile ai coralli che si trovano negli oceani. Perché succede? Questo è dovuto alla struttura cristallina dell'oro. Ma non è l'unico motivo. Il secondo è veramente interessante. Esistono dei fenomeni naturali che amplificano il processo di disposizione degli atomi in forma cristallina dell'oro. In alcune rocce di quarzo, durante un terremoto, possono attivarsi delle fortissime scariche elettriche, perché sappiamo che il quarzo può generare energia piezoelettrica. Se posto sotto pressione, genera enormi quantità di energia. E durante un terremoto, queste scariche elettriche possono attivarsi e causare la formazione di queste strutture coralliformi, spettacolari. Quindi, riassumiamo, l'oro è concentrato per la maggior parte nel nucleo della Terra ed è finito lì proprio per la sua enorme densità. Quindi si trova mescolato agli altri metalli più pesanti, come il ferro, il mercurio, il piombo. Viene trasportato in superficie dai movimenti tettonici, che una volta erano veramente più intensi e frequenti, poiché la Terra era molto più fluida e meno solida rispetto ad oggi, per fortuna. E dalla forza dei ghiacciai, per poi depositarsi nei fiumi e in altre aree della crosta terrestre. È raro, prezioso e più vicino a noi di quanto pensiamo, dai dispositivi che usiamo tutti i giorni fino alla ricerca scientifica. Quindi non mi resta che salutarvi, invitarvi a iscrivervi e a seguirci se questi video vi stanno piacendo e soprattutto se volete scoprire come si cerca l'oro. Perché il canale Ticino Gold Diggers, oltre a mostrare le nostre attrezzature, fornisce anche guide e video di avventura spettacolari in cui vedere dei veri e propri cercatori d'oro alla ricerca sul territorio italiano. Ciao a tutti!